Tra le erbe da strada, proviamo a immaginare il messaggio che ci manda il carpino, il segreto della vitalità. Il carpino è un'erba spontanea che troviamo nelle nostre città dal veloce sviluppo. Verso maggio, dalle crepe delle strade spuntano foglioline verdissime, oblunghe, doppiamente seghettate e in un attimo si moltiplicano a dismisura. Prima è 1 centimetro, pochi centimetri, mezzo metro, 1 metro. Il virgulto è diventato pianta. Carpinus betulus o comune possiede una beata noncuranza. Si erge come se esistesse solo lui, con sfacciata purezza, sicuro di essere bello anche se nessuno lo guarda, più forte degli attacchi perché rinasce immediatamente dopo. Questa pianta spontanea ci dice qualcosa della vitalità. Che cos'è la vitalità? È iperattività? È ottimismo? Sì, ma è soprattutto sapersi trasformare. Il suo contrario, infatti, è l'immobilità. Il carpino sembra vivere per trasformarsi. Se lo guardi oggi è diverso da ieri e domani non lo troverai come oggi. Ma qual è il segreto di questa vitalità? Innanzitutto un pizzico di onnipotenza. Il carpino si trasforma in fretta con l'entusiasmo di un bambino, soprattutto se trova un terreno acido e pietroso. E anche noi troviamo la vitalità nelle componenti un po' acide, immature, che ci restano dall'infanzia e ci offrono l'inesauribile fantasia trasformante che ci fa andare all'avventura. Ma poi c'è l'unione tra le parti tenere e dure, perché il carpino, mentre sviluppa le foglie creando una delicata chioma, contemporaneamente fa crescere il fusto che diventa in breve tempo legnoso, di un legno così compatto che è poi adatto a forgiare birilli, scacchi, raggi di ruote e bacchette di tamburo. Se voi provate a sradicarlo, non ci riuscirete mai, perché la radice è profonda ma molto aderente. Così la vera vitalità è un misto di leggera speranza e di solide convinzioni. Poi l'altro motivo per cui è vitale è il sostegno. Il carpino cresce all'inizio se si appoggia, se non si appoggia rimane basso. E all'inizio cosa fa? Cerca il palo di un segnale stradale, un muro, un tronco. Poi, quando è abbastanza alto, fa a meno di quell'appoggio indispensabile e cerca un appoggio, non importa se sia nobile o grezzo, come un palo di ferro. Così le nostre trasformazioni necessitano all'inizio di un maestro, di un modello anche umile, che incoraggi le nostre debolezze. Ed infine ci vuole adattamento. Il carpino si adatta a tutto, resiste al sole, all'ombra, al freddo, al vento, all'aria inquinata. Per questo può vivere nelle nostre città, a dispetto dell'accanimento a eliminare il verde spontaneo. E ci insegna che anche l'uomo conserva la sua vitalità se si adatta ai cambiamenti di programma e restringe all'essenziale l'oggetto del suo desiderio. Ricorda una bellissima poesia cinese, la poesia di Tao Cheng. Il vento segue il corteo dell'estate e con le sue girandole mi apre il mantello. Sono sciolto dai lacci e posso stare a riposo. La lattuga in giardino cresce tenera ancora. Per bastare a se stessi occorre stare nei limiti e io non desidero più di quanto mi basta. E allora forse se il carpino parlasse ci direbbe: io non aspetto i giudizi altrui per scegliere quanto crescere, non aspetto giardinieri per diventare bellissimo, non voglio essere autosufficiente, ma solo, sicuramente, autonomo. Sto e dovunque io sia, salgo. Anche se ripulite le strade da quelle che chiamate erbacce, mi rinnovo dopo ogni taglio. La mia continua trasformazione è la mia forza. Mi basta la vitalità.
Un carpino che tempo fa riempiva un minuscolo buco ai piedi di un segnale di stop in via Barletta, oggi è talmente cresciuto che supera il segnale e lo nasconde col suo fogliame. Gareggia con l'ippocastano a pochi passi da lui. Sembra voler vedere chi diventa più alto. Si crederà un ippocastano? No, non credo. Cresce rigoglioso perché sa di essere se stesso. Grazie di aver ascoltato queste suggestioni sulla piccola grande pianta che è il carpino, ma mi raccomando, continuate a seguirmi se c'è qualche playlist di vostro gradimento. A presto!